Voi avete paura dell'acqua? Sì. Obiettivamente sì. Oggi sì, perché non ce la facciamo più, tutto qua. Ma per necessità non ce la facciamo più, perché appena piove già siamo subito in allerta. I bambini cominciano ad avere paura dei lampi e dei tuoni e chiedono ai genitori di andare via da casa quando vedono le prime piogge. Eh sì, perché già so 4 anni, so vari allagamenti che facciamo, loro ne risentono. Come vedono i lampi, i nuvoloni, cerchiamo di nascondere la cosa, però finché si può fa, si fa. Si chiama ombrofobia, la paura della pioggia, e qui a Bagnoletto, piccola porzione di territorio tra Dragona e Ostia, la conoscono bene. Agli allagamenti sono abituati da anni, ma lo scorso 31 gennaio, quando una bomba di acqua si è abbattuta su Roma, per loro è stata vera emergenza. Qui l'acqua ha raggiunto 1,20 m di altezza, portando panico e rovinando tutto, costringendo i residenti prima a scappare dalle proprie abitazioni ed ora a ricostruire, recuperando quel poco che si è salvato dalla furia dell'acqua. Io e mia moglie siamo dovuti scappare dalla finestra. Ecco, e l'acqua, ecco qua, adesso qui è rialzato, ecco, vedi il bagno prima com'era il pavimento? Io mi devo rialzare, quello devo buttare col mobilio, perché io ho buttato poltroni, divani, e ho recuperato i sportelli della vecchia camera da letto. È una cosa per due. E tu lo metti, guarda, se viene qua. Che cos'è? O tu le fai fare dei pozzetti, in modo se disgraziatamente dove c'è la gamba un po' d'acqua ma ributta via. Ma io posso vivere con l'acqua, i pozzetti dentro casa, con la paura che mi allago? Il frigorifero buttato, la lavatrice buttata, i cassetti non ci stanno più. Sono rimasti incastrati, si sono rotti, ho levato i frontalini perché si sono rotti e spero adesso quando lo smonto per fare il pavimento qui che da recuperare qualcosa. Ma qua l'acqua, qua, l'altezza, questi sono tutti gonfi, ormai non sapono più, che sono impregnati talmente tanti. Talmente, sì, invece l'hanno 4-5 mesi piano sole. Rimane l'acqua nel tufo, prima che si asciuga troppo tempo deve passare, ma manco gli darà tempo perché come piove stiamo sempre col capo, andiamo sempre avanti così. La canaletta questa qua dentro, sì. Ecco, esce qua. Ok, esce qui. Chiaramente anche quando non esondasse il canale ma supera quel livello, si ferma tutta l'acqua che arriva dalla strada. Giusto. Che significa si satura, capito? A livello di strada si alza sempre di più. Il problema degli allagamenti è dovuto a diversi fattori, tra cui pompe idriche che non funzionano a pieno regime, condotte piccoli, canali spesso ostruiti da detriti e sassi, un sistema di flussi di acqua nera e bianca che invece di essere separate scorrono insieme. Se a questo aggiungiamo uno sfrenato abusivismo edilizio che si è compiuto prevalentemente negli ultimi 30 anni e il fatto che Bagnoletto sorge in una conca, quindi ad un livello inferiore rispetto alle zone limitrofe, si comincia ad avere un'idea chiara del perché ogni volta che piove più del dovuto il quartiere si allaga. Da lì c'è una condotta che passa sotto al canale e arriva lì ed è una condotta di acque nere. In realtà qui dentro ci passano acque bianche, il che significa che non solo la condotta è di Dragona e non dovrebbe stare qui, ovvero non dovrebbe congiungersi con quella di Bagnoletto, ma in realtà lì c'è un flusso di acqua chiara sistematico, endemico, anche dopo 10 giorni che non piove. Un'altra criticità riguarda le acque pluviali, che e non solo quelle che diciamo raccogliamo all'interno del quartiere, ma anche quelle che provengono dal quartiere di Dragona, che come si vede è palesemente più alto, e in assenza di caditoie funzionanti e di reticoli che possano consentire a quelle acque di scaricare direttamente nel canale, tramite questa strada scendono giù, ma fiumi veri di acqua. Praticamente il quartiere viene invaso sia dalle acque che in superficie arrivano da Dragona, sia dalle acque che tramite la condotta delle acque nere arrivano nella condotta delle acque nere, mandando in sofferenza anche la fogna, la cosiddetta nera, sia anche
Il fatto che quello che vediamo in fondo, dove c'è quella macchina sopra al ponticello, lì passa un canale, abbiamo una criticità proprio per una questione di quote, e quando quel canale non riesce a funzionare bene, tutte le acque pluviali che sono nel quartiere, comprese quelle che arrivano da sotto e sopra da questa strada, si vanno a fermare lì, che è il punto più basso del quartiere, e quindi lì creano la criticità vera. Riuniti in un comitato, i residenti hanno raccolto oltre 1000 firme per chiedere al Comune di Roma la realizzazione delle opere di adeguamento già progettate, finanziate e mai partite. Ad esempio l'opera che riguarda questo sistema di sollevamento, che prevedeva la sistemazione delle pompe, l'ampliamento delle pompe, il potenziamento, il potenziamento delle pompe e l'abbassamento, prevedeva anche l'allargamento della vasca di raccolta, che non è stata, quella parte di opera che non è stata realizzata. All'interno del quartiere manca la metà della condotta delle acque pluviali, pur in presenza di un progetto del 2008, e chiediamo in questo caso all'ufficio tecnico, ai lavori pubblici del municipio, la realizzazione di quella condotta, tenuto conto che abbiamo un documento della fine del 2012 con il quale l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale stanzia, diciamo che è un ordine del giorno, ma in realtà si preoccupa di stanziare, di portare in qualche modo 1 milione di euro destinato alla condotta della raccolta delle acque pluviali di Bagnoletto.